Di positivo solo il risultato, in quanto non pregiudica il passaggio di turno e qualche individualità. Per il resto, un Lecce ingiudicabile ieri sera al Manuzzi di Cesena, dove i giallorossi hanno pareggiato 0-0 contro i bianconeri locali, retrocessi in C, nell'anticipo della Coppa Italia che compie 50 anni. Troppe assenze per infortuni hanno condizionato il gioco di un Lecce apparso ancora in rodaggio e che necessita dei rinforzi che la società salentina si è impegnata a fornire a Prandelli, soprattutto in centrocampo e in attacco, per consentirgli di svolgere il suo gioco e di regalare qualche emozione in più delle poche di ieri sera ai tifosi in attesa. E sono in attesa anche i tifosi delle altre squadre pugliesi impegnate oggi in Coppa. Il Bari è atteso da un duro banco di prova a Salerno. La squadra di Rossi in questo precampionato ha già messo sotto alcune formazioni di Serie A e Fascetti cercherà di ottenere un risultato positivo, puntando al ritorno sabato al San Nicola, in attesa che rientri anche Masinga, che ieri ha qualificato il suo Sudafrica per i mondiali di Parigi. Il Foggia cerca Ronaldo, nel senso che spera di superare il Cosenza, a cui rende visita, per ottenere il passaggio del turno ed ospitare l'Inter dei campioni. Per l'Andria, neopromossa, un collaudo importante. Ospita l'ambizioso Padova e cerca di dare a Papadopoulo il segnale dello stato della preparazione. Tutte le gare delle pugliesi inizieranno alle 20:30.